Il Pool Sportivo, in collaborazione col GR1, presenta Tutto il calcio minuto per minuto, a cura di Guglielmo Moretti. Nella sua prima vera azione offensiva, la Lazio sfiora il pareggio su uno spiovente da sinistra, bella elevazione di Wilson che attenzione, di testa... Attenzione, Moretti, scusami, anzi Ferretti, scusami. Ti devo interrompere perché il gioco in questo momento è fermo, in quanto l'arbitro Agnolin, che dirige l'incontro, ha concesso un calcio di rigore per la formazione nerazzurra. Il calcio di rigore è stato concesso per atterramento del numero 9 che stava filandosi verso il fondo, Altobelli, stava andandosene verso il fondo per concludere oppure per crossare. Ci sono discussioni intorno al signor Agnolin che indica ancora con il braccio destro teso il dischetto di rigore. Ci sono ancora numerose contestazioni sul campo, ma naturalmente è una fase molto delicata del nostro campionato, è una fase che potrebbe decidere molte cose in questa giornata in cui ci sono altri incontri interessanti, ma sembra, da quello che finora abbiamo sentito, che non tutti riescono eventualmente ad approfittare di un'eventuale battuta d'arresto del Milan qui a San Siro. Ecco ancora discussioni verso il fondo, oltre la linea di fondo c'è Altobelli che sta rialzandosi, pare che tutto sia calmo e tranquillo. Ora le discussioni sono terminate, c'è Beccalossi con il pallone sotto il braccio, ci sembra che sia rigore, già siamo stati testimoni quest'anno di altri episodi in cui il rigore è prima concesso e ci riferiamo ad un rigore di Perugia, non è stato poi concesso più. Ecco Altobelli che porta il pallone verso il dischetto, si tratta di un tiro dagli 11 metri, la massima punizione concessa per l'internazionale. Siamo giunti al terzo minuto di gioco della ripresa, il risultato fino a questo momento è di 0-0. Il pallone è stato posto sul dischetto, Agnolin si allontana, Albertosi, spalle rivoltate al giocatore incaricato del tiro, si avvia verso la propria porta, ora si porta sul palo di sinistra, sbatte come al solito il punta delle due scarpe sul palo, anche il tacco, si riporta verso il centro della porta, sta per piegarsi, si piega ora, rincorsa, tiro di Altobelli, parata di Albertosi, Albertosi ha parato. Ha salvato ancora una volta, vi diciamo che aveva salvato prima la propria porta su un tiro secco di Pasinato, il vecchiaccio è riuscito a fare una cosa eccezionale, ora sta incitando i compagni a portarsi in avanti, siamo al terzo minuto e 56 secondi dall'inizio della ripresa, 0-0 ancora il risultato, a te la linea Claudio. Dal 42esimo numero personale di Giordano. Scusa Claudio, quello che non è riuscito a fare prima l'internazionale è riuscito a farlo adesso, ha segnato una rete con, e te lo dirò tra poco perché guarda, è stata un'azione talmente confusa e veloce che non l'abbiamo vista. Oriali. Comunque Oriali ha portato in vantaggio l'Inter 1-0 per la squadra nerazzurra della linea. E allora concludiamo il nostro faticato intervento. Linea finalmente a San Siro, vai Enrico. Bene, d'accordo Roberto, prendo la linea mentre l'internazionale sta conducendo per 1-0, sta sfruttando due calci d'angolo, cerca di farlo, ecco che parte un tiro piuttosto sballato da parte di Beccalossi, ma Scanziani riesce a recuperare il pallone quando si è portato in netta posizione di fuorigioco. Risultato di 1-0 per la formazione nerazzurra, ha segnato Oriali che trovandosi al sesto minuto sulla sinistra di Albertosi è riuscito a batterlo con un tiro di esterno destro che è entrato, si può dire, ingannando il portiere Albertosi che si era buttato per cercare di fermare il pallone e che è entrato appunto sulla sua sinistra. Ecco intanto il Milan in tentativo di contrattacco, la palla è stata respinta da Beccalossi e recuperata ancora da Marini, portata in avanti sui tre quarti di campo nerazzurri. Il pubblico è in piedi davanti a noi e anche noi tra poco saremo costretti ad alzarci e a sederci secondo un avanti Endre che siamo già stati abituati ad esercitare qui a San Siro proprio in occasione del derby e delle partite importanti. Ecco Buriani in attacco e sui tre quarti di campo cerca di scambiare con Novellino, passaggio indietro verso Capello che manda ancora il pallone in avanti a Chiodi che perde la palla cercando di controllare, pallone verso la linea centrale del campo, ecco Baresi secondo che ha riportato la palla in avanti, dribbling bellissimo da parte del giocatore, poi lancio sull'estremo settore di destra per Buriani che controlla la sfera, sta per andare verso il fondo, poi cerca di effettuare un cross che è sbagliato e il pallone termina oltre il fondo sulla sinistra della rete difesa da Albert, da Bordon. Ecco che il calcio di posizione sta per essere concesso in favore dell'internazionale, sta per essere battuto, ci troviamo molto vicini al limite dell'area dei rossoneri con l'Inter ancora in proiezione offensiva, calcio di posizione che sta per essere battuto dalla sinistra di Albertosi che è sempre pronto e vigile per intervenire, parte in questo momento il tiro di destro, pallone in aria, colpo di testa da parte di Muraro, palla che va in rete,
La palla è intervenuta, è andata in rete, ma non sappiamo esattamente come è avvenuta l'azione. No, si trattava effettivamente di una posizione di fuorigioco da parte del giocatore, annullata completamente, e quindi c'è un calcio di punizione concesso in favore del Milan, calcio di punizione che è stato battuto, e quindi il pallone viene riconcesso nuovamente ai giocatori del Milan. È Buriani che recupera ancora la palla, siamo al 12° della ripresa, avanza in questo momento il giocatore Baresi, oltrepassa la linea di centrocampo, cerca di cedere il pallone ai compagni d'attacco, ecco De Vecchi, è che ancora Baresi nella posizione di mezzo destro, avanza ancora il giocatore, giunta al limite, scocca il tiro, parata di Bordon, e splendida deviazione in angolo di Bordon che vola sulla sinistra e riesce a salvare, imitando il suo collega Albertosi, la propria rete da un gol che sembrava quasi sicuro. Bellissima la bordata del libero della formazione rossonera e altrettanto bella la parata di Bordon. Attendiamo gli sviluppi di questa azione che svolge sulla sinistra della rete difesa dal portiere nerazzurro. Il pallone, ripetiamo, è in calcio d'angolo, ha scambiato ancora il numero 2, ecco De Vecchi, cross sotto la porta, colpo di testa di Bigon che manda la palla oltre la traversa sul fondo. 13° da ripresa in un derby che si sviluppa sempre attraverso trame piuttosto veloci e interessantissime. Vi diciamo ancora il risultato: l'Inter conduce per 1-0. La rete è stata messa a segno al sesto minuto del secondo tempo da Auriali. Via San Siro. E qui siamo giunti alla mezz'ora. In questo momento l'Inter attacca, l'Inter sta difendendosi e il Milan attacca. Ecco ancora in attacco in questo momento la formazione dei rossoneri con Bigon che spinge verso il fondo, cerca di centrare la palla. Entra Tricella che ha sostituito Bini che si è infortunato. Ecco il pallone che è ancora nell'area dei nerazzurri. Parte un tiro di Chiodi, prontissimo già alla seconda occasione che cerca di sfruttare. Un tiro di Chiodi, ripetiamo, che però è impreciso nella mira. Il pallone solo attraversa e termina sul fondo. In precedenza al 27°, ora siamo al 29°. C'era stato un salvataggio di Bordon proprio su Chiodi. C'è un'incursione dei nerazzurri sul settore di destra. Ecco un affondo di Pasinato che entra in aria, va verso il fondo. Cross, Altobelli, rete! Rete di Altobelli esattamente al 33°. Ma vediamo che il pallone è stato messo in segno da Altobelli. 2-0 per l'Internazionale. Linea a Ciotti. Il tentativo di passaggio per Quadri, ma esce dai propri pali il portiere. Sì. Il Milan è pervenuto a dimezzare le distanze grazie a una rete messa a segno, mi sembra, da Bigon, ma vi saprò essere preciso più tra qualche istante, perché stavamo prendendo appunto del precedente gol. Si tratta di De Vecchi che ha segnato la rete, come giustamente ci dice il nostro carissimo ingegnere che abbiamo accanto a noi. Ecco pertanto 2 per l'Inter, 1 per il Milan. A te la linea. Ameri, sino al termine, grazie, vai San Siro. Sì, d'accordo, mancano circa 7 minuti alla conclusione della partita, il Milan, ricordiamo, ha accorciato le distanze, ora c'è un Albertosi preso un po' di sorpresa da un colpo di testa da parte di Altobelli, il pallone è terminato sul fondo sulla sua destra. Dicevamo che il Milan ha accorciato le distanze al 33°, al 35°, grazie a una punizione di De Vecchi che ha sfruttato un calcio di punizione concesso all'arbitro e sparato dal mediano rossonero, quasi dalla lunetta, dall'arco di cerchio che si trova davanti all'area. Ecco intanto ancora il Milan in attacco. Milan sempre pericoloso in questa fase finale della partita. Ecco ancora Maldera in possesso del pallone, lancia sul settore estremo a sinistra per Novellino che insegue la palla, è controllato da Baresi primo, ancora Novellino in possesso della palla, cerca di sottrarsi all'assillo del suo angelo custode verso il fondo, la palla varca la linea di fondo, vedremo ora quali saranno le decisioni dell'arbitro. Credo che Agnolin conceda un calcio di punizione per la formazione rossonera, calcio di punizione che sta per essere battuto da Novellino. Ecco i giocatori del Milan che si vanno appostando in aria, ecco che giunge in corsa Boldini, spara, la palla è stata respinta, recupera Buriani, anche questo tiro è stato rimpallato. Intanto sul pallone si è portato Altobelli, contropiede dei nerazzurri, avanza Altobelli sulla destra, varca in corsa linea di centrocampo, nessuno lo ostacola, lo attende Baresi in zona, ancora Altobelli che avanza, Muraro sulla sua destra insieme con Beccalossi, ecco ancora Altobelli che cerca di filtrare, ha perso la palla, Auriali in soccorso del giocatore, cerca di fronteggiare De Vecchi che intanto si sottrae alla marcatura di Auriali, manda il pallone sulla sinistra per Buriani che varca la linea di centrocampo, cerca di liberarsi di Scanziani che interviene sui tre quarti un po' falosamente nei confronti di Buriani, calcio di punizione che Agnolin concede per la formazione rossonera. Il Milan sta chiudendo questa sua partita alla ricerca del pareggio, sta perdendo l'incontro per 2-1. Ecco in corsa ancora Baresi al limite, tiro, staffilata che termina sul fondo sulla sinistra della rete difesa da Bordon. È stato Baresi in un'incursione veloce, in un velocissimo affondo, a cercare di sfruttare il pallone che gli è capitato fra i piedi, lo ha scaraventato con violenza verso la porta di Bordon, il tiro è stato impreciso. Ecco ancora un cross da parte di Buriani, un tuffo di Beccalossi che respinge, recupera ancora Boldini, ancora al limite il Milan, come sentite il Milan sta cercando il pareggio, parte un tiro, rete, il pareggio è stato raggiunto in questo momento, ha segnato De Vecchi e corre a ricevere l'abbraccio di Albertosi che si è portato a ridosso della linea centrale del campo per ricevere fra le sue braccia il giocatore rossonero che ha segnato il gol del pareggio.
2-2 quando il gol sembrava quasi inatteso. Ha segnato De Vecchi, quindi ha segnato oggi una doppietta. Una doppietta che serve al Milan per pareggiare un incontro che sembrava irrimediabilmente compromesso. Il tutto avviene al 44esimo minuto e anche, diciamo, mancano meno di un minuto alla conclusione, meno di 60 secondi alla conclusione della partita. Il Milan ha pareggiato 2-2. Ecco il Milan che cerca di difendersi, parte un tiro da parte... Scusa Mary, il finale di Avellino, Avellino e Bologna 0-0. Ancora un attimo qui allo studio, Delgado da Bari ci comunica il Bari ha pareggiato, Bari 1, Foggia 1, vai Enrico. Benissimo, ripetiamo quindi che De Vecchi ha portato in parità le sorti dell'incontro. I nerazzurri sono fatti sorprendere dall'arrembaggio finale dei rossoneri che hanno cercato disperatamente il loro pareggio e lo hanno ottenuto. Ecco intanto che cercano di effettuare in questo momento la rimessa in gioco, diciamo cercano perché noi vediamo un po' fra le teste di spettatori che sono alzati in piedi e che ci impediscono di osservare esattamente quello che succede sul campo. Ecco intanto Albertosi, lo vediamo in possesso della palla, c'era stato in precedenza, subito dopo aver rimesso la palla in gioco, un tiro di un nerazzurro, il quale aveva cercato Marini di sorprendere Albertosi. Scusa Enrico, ti do il finale da Vicenza, 2-2 tra Vicenza e Torino, a te la linea. Benissimo, sta per scadere il tempo anche qui, anzi è scaduto per noi, abbiamo superato il 45esimo a 18 secondi, c'è una rimessa per conto del Milan, ecco che sul pallone se l'ha portato Capello, il quale ha già recuperato la palla, è pronto ad effettuare la rimessa in gioco, pallone lanciato all'indietro, scatta in questo momento Boldini, allunga il pallone verso il portiere Albertosi che l'ha recuperato e cerca ora di effettuare la rimessa in gioco dopo aver controllato la sfera. Intanto vediamo che la palla viene lanciata ancora dal portiere verso i propri compagni del centrocampo, tocca Capello, tocca De Vecchi, ecco De Vecchi che si sposta sulla sinistra, avanza verso la linea centrale del campo, il mediano viene messo a terra, vola sull'intervento di Scanziani e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura della partita, partita che si conclude quindi con un risultato di parità, almeno così ci sembra di vedere perché ci sono ancora dei giocatori che si stanno sbracciando sulla linea centrale del campo. Vedremo, ora sì è la fine, i fotografi stanno circondando i giocatori che abbandonano il terreno. Risultato finale della partita, 2-2 le reti, ricordiamo, al sesto minuto della ripresa Oriali, nella ripresa sempre al 33esimo Altobelli. De Vecchi per i rossoneri al 35esimo e ancora De Vecchi quasi allo scadere del secondo tempo per la formazione del Milan. Nel primo tempo l'Inter era passata a condurre il gioco dopo i primi 10 minuti di marca rossonera, l'aveva condotto con azioni a ondata successiva senza lasciare molto spazio agli avversari, senza lasciare che i rossoneri si avvicinassero più di tanto a Bordon. Di contro Albertosi era stato impegnato quasi di continuo, il suo lavoro era stato determinante per mantenere lo 0-0 con cui le squadre avevano chiuso il primo tempo, ma anche in apertura di ripresa Albertosi doveva dire subito la sua e la diceva su calcio di rigore concesso da Agnolini per atterramento di Altobelli che tirava dagli 11 metri. Albertosi si allungava sulla sinistra e deviava, ma in precedenza, vale a dire qualche minuto prima, al secondo minuto Albertosi aveva deviato un tiro di Pasinato, mentre l'Inter sostituiva per infortunio Vini con Tricella, c'era un ritorno offensivo della formazione rossonera, un salvataggio di Bordon su Chiodi. Il Milan cercava di insistere ancora nella sua azione offensiva che però non dava risultati, c'era invece un'azione di contrattacco al 33esimo dei nerazzurri e su passaggio di Pasinato segnava Altobelli, due minuti dopo su punizione accorciava le distanze De Vecchi e ancora in un finale da parte della formazione rossonera De Vecchi riusciva a portare in parità 2-2 la sorte. Attenzione Mary, ti do il finale anche da Ascoli, 0-0 fra Ascoli e Perugia. Io credo di aver concluso dal San Siro, vi ripeto ancora i marcatori Oriali e Altobelli per l'Inter nel secondo tempo rispettivamente al sesto e al 33esimo minuto, De Vecchi per il Milan al 35esimo e al 44esimo della ripresa. Il nostro servizio da San Siro è terminato, a te Roberto. Bene, ringraziamo Ameri.